Buongiorno a tutti, siamo di nuovo in questa solenne cornice della Basilica Francescana di Santa Croce per offrire il nostro cipresso ad uno scrittore particolare, un grandissimo scienziato, uno dei protagonisti sia della storia della scienza che della storia della nostra lingua, Galileo Galilei, la cui voce sarà oggi per noi Stefano Lecci. Ho giudicato esser bene scrivere in favella toscana, a ciò che venendo talora il libro in mani di persone più intendenti della milizia e della lingua latina, possa da loro esser comodamente inteso. Sappiamo in effetti che Galileo fu anche un disegnatore provetto, oltre che naturalmente un grande liutista. Naturalmente, perché questa passione gli fu trasmessa dalla grande figura del padre Vincenzo, di cui stiamo per ascoltare un brano. Coltivò per tutta la vita la passione per la letteratura e per la poesia. Ci sono rimaste di lui molte annotazioni dedicate ai classici della lingua italiana. A Dante si riferisce di continuo, ma ha annotato il canzoniere del Petrarca, l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che amava moltissimo, il suo libro preferito. Eccezionalmente il Nuncius fu scritto in latino perché tutti gli studiosi europei potessero comprenderlo. Esso assicurò a Galileo una fama planetaria e dall'estero continuarono a giungergli richieste di traduzioni in latino dei suoi scritti. Ma Galileo continuò pervicacemente a pubblicare tutto o quasi tutto in italiano. Perché, verrebbe da chiedersi, una scelta così innovativa e così costosa dal punto di vista della sua fama? Proviamo a rispondere con le parole di una sua lettera del 16 giugno del 1612. «Et io voglio che vegghino e la natura, siccome gli ha dato gli occhi per veder l'opere sue, così bene come ai figliuolichi gli ha dato anche il cervello per poterle intendere e capire». Insomma, Galilei scriveva in volgare perché ogni persona lo potesse leggere. Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi. Considerazione che sarebbe molto piaciuta a un chimico torinese di nome Primo Levi. Tutto ciò non può non esaltarci, ma non dobbiamo cedere alla tentazione di esagerare la portata democratica di questa operazione. La maggior parte della popolazione era allora e a lungo sarebbe rimasta analfabeta. La filosofia è scritto in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questo è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e lor costume, eccetera.